Ma davvero ti facevano così tanto schifo quelle mie pantofole a forma di cane? Abbastanza, sì. No, perché poi io me le mettevo perché me le avevi regalate tu, però insomma era un po' imbarazzante, puzzavano di cane, tra l'altro. Posso dirti una cosa? Come Certo, dimmi. Perché, fai a stare con una donna? No, scusa? nel senso, cioè, non lo so, il bagno, che cosa che avete, un guardaroba asseante? Più o meno. E poi questo discorso delle ascelle, no? Cioè, com'è che fate la ceretta? Non so, a chi è che gliele fregate, le lamette? Oddio, ce l'hai ancora con me per la storia delle lamette? Ma dai, su, è acqua passata. E comunque ho capito una cosa, che le litigate sono uguali per tutti. Cambio il partner e le lamette finiscono sempre. Io abito lassù. Una mansarda? Carina. Sì, vabbè, diciamo, i primi 3 mesi che ci abitavo sbattevo la testa ovunque, tanto che poi a un certo punto mi sono dovuto mettere un casco. Addirittura. Eh sì. Senti, devo confessarti una cosa. Non sai quanto avrei pagato per passare una giornata così, io e Ma in che senso? Cioè, così come? te. Così, che la senti dentro, che ti accorgi dell'altro. E a questo punto, se fossimo in un film americano, tu ti verseresti qualcosa sulla camicia, io poi dovrei invitarti a casa per farti cambiare. No, troppo complicato. Anche perché questa camicia l'ho pagata a mezzo stipendio. Non potremmo semplificare le cose? Sì, in effetti sì, io non avrei nulla da versarti e poi, insomma, però ho un casco, se ti va. Ok. Va bene. Riccardo, hai dimenticato una cosa importante. Quando sono davanti al portone, nei film americani, lui le dà un bacio mozzafiato. Ma queste cose non succedono fuori la porta? No, sopra si fanno altre cose.